Il giovedì più bello della settimana è dedicato al calcio dilettante, al grande calcio dilettante di Polvere di Stelle. Con me oggi, questa sera, ospite il Saviano Calcio. Un gradito ritorno per mister Luigi Di Martino. L'anno scorso è venuto qui quando allenava il San Vitaliano, poi ha strappato la salvezza, quindi lo portiamo bene, Polvere di Stelle. C'è con me Luigi Di Martino. Buonasera a tutti. E poi, ragazzi, ve l'ho promesso tante volte nel corso delle puntate, abbiamo slittato, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo aspettato il carnevale. Giuseppe Cozzolino, ciao Giuseppe, Buonasera a tutti. grande ospite, ragazzi, veramente Polvere di Stelle, stelle, perché la carriera parla da sola. Chievo, Lecce, Como, poi ha giocato ancora Giulianova, ha girato un po' tutta l'Italia del calcio che conta, per poi finire la carriera nei dilettanti nella sua Valmese, Nola, e adesso Saviano, Sant'Anastasia, pronto a scrivere altre pagine di storia per la compagine Neroverde, che salutiamo con affetto. Ciao Saviano, la città del carnevale. Ottavio, benevoluto, grande segretario e grande uomo per il Saviano, e poi Antonio Della Marca, che ha accompagnato qui i nostri ospiti. Grazie Antonio, grazie Ottavio, però tuffiamoci subito nel cuore della trasmissione. Allora, mister Saviano, 32 punti in classifica, campionato, obiettivi stanno rispettando, ormai la salvezza è stata conquistata, squadra giovane, però con un pizzico di ambizione. Sì, diciamo che manca ancora qualche punto per la salvezza matematica, però i ragazzi stanno rispettando tutti i programmi della società. Abbiamo fatto una partenza un pochettino in sordina perché nel girone di andata, le prime 6 partite, avevamo un calendario un pochettino, diciamo, duro tra Eraclea, Montemiletto, la Marignanese che all'inizio era Sì. costruita per vincere, un buon terzigno che adesso si trova nei bassi fondi della classifica, ma all'inizio aveva veramente una bella squadra. Noi pareggiamo la prima di Sì, campionato, ricordo Zerlina in però attacco. nonostante abbiamo fatto, diciamo, una partenza un po' difficile, siamo riusciti con il lavoro dei ragazzi che si impegnano durante la settimana a continuare su quella strada, e sono venuti i risultati. A fine anno 2023 siamo riusciti a fare 6 vittorie, un pareggio nelle ultime 7 partite dell'anno solare, e ci siamo messi in una posizione di classifica tranquilla. Adesso manca ancora qualche punto per la salvezza, ma penso che ce la faremo tranquillamente. Eh sì, perché il Saviano merita queste categorie, almeno la promozione, poi sperando che in un futuro prossimo possa ritornare nelle Serie A dei dilettanti, perché ho commentato tante volte il Saviano, ho avuto la fortuna di andare al Pirro, clima fantastico, bella gente, bel tifo, caldissimo, un po' la bombonera dell'Interland Vesuviano, posso definirla un po' così, però anche Terzigno, Ottaviano, ho visto Viribus Unitis, io ho visto un po' di tutto in quelle zone, Brusciano. Devo dire che Sant'Anastasia ha davvero davvero tanta passione. Giuseppe Cozzolino, veniamo a te. Finalmente ho l'onore di intervistarti e di condividere con te questa bellissima puntata di Polvere di Stelle, che poi vedete anche su tutti i social e sulla pagina del Saviano Calcio. Come mai hai deciso poi di scendere in promozione dopo già un anno e mezzo tra Marchesa, Sant'Anastasia e poi Saviano? Allora, sicuramente diciamo che il Covid, come un po' tutti quanti in generale, ha condizionato le scelte un po' di tutti. Sono tornato a casa, sai, si arriva anche a una certa età calcistica e si devono fare delle scelte. Ero a casa, non c'era più la possibilità di andare fuori per la questione anche anagrafica, e visto che la passione era ancora tanta, fortunatamente il fisico ancora regge, quindi avevo ancora voglia di mettermi in gioco, e perché no? Alla fine il calcio è sempre calcio, qualunque sia la categoria, No, sono quindi. d'accordo con te, perché tanti ex calciatori professionisti adesso giocano in queste categorie. Vedi Marco Tufano fino a qualche tempo fa, Arcillo che ha saporato la primavera dell'Avellino, Tedesco, Pagano, adesso Scafati. Ci sono tantissimi top player. Tuo fratello alla Sarnese, che salutiamo, Stefano Sì. Cozzolino, grande assist per Evacua al Partenio. C'era un freddo clamoroso. Però detto questo, Giuseppe, quest'anno hai toccato già la doppia cifra in campionato? No, manca una rete, Una sperando di rete. farla il prima possibile. È una Quindi, piccola soddisfazione che ci portiamo certo. poi nel bagaglio personale della carriera. Quello che ti volevo chiedere, hai detto che durante il Covid non potevi spostarti perché non so, famiglia, non so, moglie, non so se hai bambini, quindi Sì, sì, una bambina di qui 8 anni, sì. salutiamo, come si chiama? Rebecca. Ciao Rebecca Cozzolino, papà numero uno. Allora, volevo dire, Giuseppe, sei stato per il Covid contattato poi, anche ancora nei pro, perché comunque 35 anni avevi No, nell'epoca Covid. diciamo che già quando ero fuori giocavo ancora
ancora nei, già giocavo nei dilettanti, Serie D però. Nei dilettanti. Poi sono sceso qui, sono andato in Serie D al Nola, è stata la prima squadra dopo il post-Covid, subito dopo nella ripresa degli allenamenti, e poi dopo ho fatto un'esperienza lì a casa, vicino casa, con mio fratello alla Palmese, e poi dopo, ti ripeto, un po' l'età, un pochettino, sai, c'è da dire anche che a certi livelli i ritmi sono ancora altissimi, per quanto posso stare bene, a volte bisogna essere anche onesti quando si prende un impegno, sì. Deve essere rispettato, devi dare sempre il massimo, quindi era giusto continuare a divertirmi, continuare a coltivare questa la passione e la voglia che ho, però farlo con certi ritmi, in certi ambienti, e penso che Saviano, grazie anche all'intervento del mister, sia la scelta giusta, anche perché c'ero già stato e quindi era l'ambiente giusto per continuare a vivere la mia passione. Ecco. Prima di passare al mister, Giuseppe Cossolino, quindi quest'anno promesso sposo al Saviano, l'anno prossimo ancora con il mister Di Martino in nero verde per costruire casomai un progetto più ambizioso? Sicuramente a prescindere da noi, Saviano, come hai detto in apertura, merita sicuramente degli obiettivi e dei traguardi più importanti, quelli della promozione. Poi io col mister c'è un rapporto particolare, c'è stima, c'è fiducia, stiamo facendo delle cose a mio avviso per quelle che erano i sacrifici della società e dell'ambiente, considerando che non giochiamo neanche in casa, giochiamo sempre in trasferta, e quindi a parte il ringraziamento ai tifosi per la vicinanza, sì. Stiamo facendo delle cose grandissime. Guarda, io qui mi sento a casa. Col mister c'è un rapporto particolare, con la società c'è un feeling che dura da anni, quindi l'obiettivo e la voglia sarebbe quella di continuare insieme. Poi vediamo a fine anno, l'importante è finire il campionato nel miglior modo possibile. È giusto, mister Di Martino, da bomber a bomber, perché anche Luigi Di Martino è stato un bomber, che si sappia, diciamolo. Mi ricordo i playoff pure con lo Striano qualche nel 2008, che io seguivo il Serino all'epoca, quindi io ho una vita, una vita sui campi, dice Kadam, grande giocatore Alice Kadam. Luigi Cozzolino per te comunque rappresenta comunque un fiore all'occhello per la tua carriera anche da allenatore, siete giovani entrambi, classe 78-85, ancora il fisico regge, sei molto giovane, bellissima esperienza a San Vitoriano la prima, quest'anno a Saviano ti stai togliendo tante soddisfazioni, perché in casa ha battuto il Monte Mineto, fermato il Castelpoto, hai fatto benissimo tra le mura amiche di Ottaviano, ma allenare un giocatore come Giuseppe ti facilita un po' il lavoro o invece te lo rende un po' più stimolante? No, io ti devo dire la verità, quest'anno ho un gruppo di ragazzi eccezionali, dal primo all'ultimo. Peppe è, diciamo, il più esperto, il capitano della squadra, è quello che fa un po' di collante tra spogliatoio, società e staff. Sinceramente mi facilita il lavoro sicuramente, sì. Però devi trovare anche dei giocatori che si mettono a disposizione del suo livello, che si mettono a disposizione dell'allenatore, a disposizione del gruppo, anche perché non è facile trovare un giocatore che ha giocato a certi livelli e si cala in una realtà diversa da quella che è il professionismo. Purtroppo noi siamo nei dilettanti, sì. Dobbiamo lottare ogni giorno con le difficoltà di un calcio dilettante, che magari è quello di avere una problematica stupida che poi non è stupida, perché magari ti crea dei problemi durante la settimana degli allenamenti. Noi purtroppo, come ben sai, come tutte le squadre di promozione, ci alleniamo solo 3 volte a settimana, non ci alleniamo a Saviano. Però, come diceva Peppe, voglio ringraziare tutti i tifosi che ci stanno seguendo nonostante giochiamo a Ottaviano, sia in trasferta che in casa. Anzi, sì, devo dire che loro sono veramente un punto di forza per noi. Assolutamente. Questo... Le teste matte, ricordo, c'erano a Saviano all'estero. Sì. Sono ancora. Le ricordo con affetto. È un gruppo di ragazzi che ci segue dappertutto, con il grande zio Saverio, che nonostante l'età è venuto fino a Candela e in trasferta pure a Benevento, ci segue sempre. Anzi, a Candela fecero pure un pullman, uscimmo tra gli applausi, perdemmo 2-0 con l'Eraclea, una bellissima partita. Però ti ripeto, un giocatore come Peppe ti facilita il lavoro sicuramente. E tu devi stare a disposizione del gruppo, il gruppo a disposizione di Peppe, Peppe a disposizione del gruppo. È un po', diciamo, tutto
un insieme che ci sta permettendo di fare quello che stiamo facendo. 32 punti. Possiamo vedere la classifica? Giovanni Turis, regia, è sempre impeccabile e puntuale. La classifica del campionato di promozione che abbiamo appunto preparato come ogni giovedì, le grafiche, la classifica. Stavano a 32 punti, comunque Castelpoto, Lions, Cimitile sono le squadre che lottano per il... La Marignanese sta a 35 perché ha recuperato il Terzigno, è giusto, non ho aggiornato la classifica, ha vinto con il Terzigno 1-0. Diciamo che la Marignanese è 35, però il Saviano al prossimo turno va in casa forse Coraggio, dove potrebbe strappare forse la prima vittoria in trasferta, giusto? Speriamo. Incrociamo, tocchiamo ferro, ragazzi, toccate di ferro a Saviano. La però... seconda, perché ce ne abbiamo vinto a Caro Tenuto. A Caro Tenuto, sì, esatto. Guarda, noi in casa abbiamo fatto 27 punti, solo 5 fuori casa. Non, tu a volte da allenatore ti fai delle domande che non riesci nemmeno a darti una risposta, perché guarda, per esempio il campo nostro, il campo Ottaviano, è un campo dove solo una squadra che gioca a calcio può fare risultati. Poi vai a giocare su campi un pochettino più così e sembra che non riusciamo a fare risultati. Sarà una cosa mentale, sarà la trasferta dura, perché poi alla fine siamo andati a Savignano lontanissimo, Candela lontano. Candela. Sono tutte trasferte, pure sotto il profilo logistico ti portano via un po' di energie, perché magari ragazzi partendo la mattina, non lo so. Beh, anche Goti è lontano. Ancora dobbiamo andare a Goti. Non è vicinissimo, è Benevento, forse è Coraggio la prossima. Le più vicine sono Baiano, Terzigno, immagino. Poi Montesarchio, già siete stati? Montesarchio no, andiamo l'ultima. Ti mancano le più lontane comunque. Pietrelcina sei stato. Da Nola a Montesarchio, noi partiamo da Nola, Saviano. Sì. Non è tanto lontano, sono... Cioè rispetto a... Ma ci manca Montemiletto, dobbiamo andare a Montemiletto ancora. Vabbè. E secondo te, classifica la mano, 50 punti per il Castelpoto, 47 Montemiletto, 44 il Cimitile, la rivediamo, eccola qui, secondo me i playoff è solo tra seconda e terza al momento, anche la quarta non potrebbe rientrarci, perché il Castelpoto se ha 10 punti, cioè tra terza e quarta, sì, perché seconda e quinta non si fa al momento, perché 36 sono 14 punti. Secondo me la Savignanese, che secondo me resta una squadrona che però ha perso troppi punti per strada, non lo fa i playoff. Allora, vedendo un pochettino il calendario, ti dico la verità, il Castelpoto ha un calendario abbastanza semplice rispetto forse a Montemiletto e Cimitile, perché Cimitile domenica affronta il Montemiletto e poi domenica prossima verrà Ottaviano a giocare contro di noi. Il Cimitile ha la possibilità forse di arrivare terzo raggiungendo il Montemiletto. Però comunque Montemiletto e Cimitile il distacco di 10 punti non si crea. Alla fine quella sarà la partita dei playoff. Cimitile e Montemiletto, bisogna vedere se giocano a Cimitile o a Montemiletto. Sei d'accordo, Giuseppe? Sì, sì. Penso che alla fine i valori, almeno per il momento, siano quelli. E classifica la mano, considerando gli scontri che ci sono, penso che questa è la partita che deciderà la finale. Poi anche perché Cimitile sono un paio di anni, ma pure perché noi, finale, guarda, noi siamo questo è il terzo anno, per due anni hanno perso la finale playoff. Sì. Che pubblico se tu vedi la classifica a 32, sì. Noi pure facendo un filotto come l'abbiamo fatta l'andata di 6-7 risultati utili, alla fine puoi chiudere a 54, però sono 9-3x9, 27, il Castelpoto comunque farà 23-24 punti, 20 punti, arriverà a 70. Comunque non ce la farà né la Savignanese né noi né il Marignano. A me dispiace per la Savignanese, Luigi, perché secondo me giocatori forti, squadra allestita per farla almeno. No, è un'ottima squadra. Noi quando siamo andati là perdevamo 3-0 il primo tempo, poi facemmo 3-2, però davanti c'è Martino, c'è Capodilupo, Cataruzzolo, c'ha dei giocatori che davanti veramente fanno la differenza. Forse pecca un pochettino lì dietro la Savignanese. La Savignanese, Giuseppe, è stata l'unica squadra a fermare la Crea per prima, La Savignanese, sì, 0-2, 3-2 e poi Tucci da 55 metri, punizione clamorosa. Vabbè, questo poi ti dà pure il metodo di giudizio del campionato che stiamo facendo, stando solo 4 punti dietro una compagine che diciamo, ha investito quello che ha investito, quindi ti fa capire la difficoltà del girone, soprattutto fuori casa, tornando al discorso che facevamo prima, che ha perso parecchi punti la Savignanese, è quello che stiamo facendo noi, stando solo a 4 punti da una... da una società, una squadra che era partita sicuramente per altri traguardi. I primi tre posti, secondo me. Non poi, penso stare tutti questi punti al Castelpoto. Sì. Quello che ti volevo chiedere ancora, Giuseppe, hai giocato anche il girone partenopeo tu di promozione, no? In tanti sostengono come l'eccellenza, che l'eccellenza del girone A è più tecnica, squadre blasonate, squadre corazzate, tradizione, storia, che è anche giusto.
Però i campionati alpini, Giuseppe, devi sapere che questa è la prima volta che lo fai, no? Perché anche con la Palmese l'hai fatto. Sì, con la Palmese avevamo nel girone eccellenza, girone B. Sì, sì. Quello che ti volevo dire, alla fine del girone irpino, io siamo in Irpinia, quindi salto un po' il girone irpino, sia di promozione, sia di eccellenza, pesca sempre la squadra che va prima in eccellenza o in Serie D. Il girone B di eccellenza vince sempre la Coppa Italia, come Sarnese, San Marzano, negli ultimi 3-4 anni, solo la Fragolese ha vinto la Coppa l'ultima volta nel girone A. Perché secondo te si tende però a dire sempre, però il girone napoletano non ha niente a che vedere col Salernitano, col Casertano, con l'Irpino. Alla fine con l'Irpino è quello che veramente tira fuori le squadre che poi fanno prima di tutto il salto di categoria. Tu le hai giocate tutte e due, qual è più difficile secondo te? Ma ti dico la verità, io la differenza, la squadra forte è forte, so che sia Campari, sia Irpino. Dico la verità, anzi, forse numeri alla mano, il campionato alpino è quello che forse investe di più nelle squadre. Se tu pensi quest'anno quelle che sono là sopra, quello che hanno investito solo nella zona, ti dà già il metro di giudizio di quello che è la qualità. Poi è normale, penso che alla fine il napoletano è visto, forse il girone campano è visto come quello un pochettino più difficile, forse a livello ambientale, e quindi si tende poi a confondere l'ambiente con la qualità della squadra, ma in realtà alla fine se vedi la qualità delle squadre di quest'anno dell'Irpino penso che sia nettamente superiore anche per gli investimenti, fatti, togliendo quelle dell'eccellenza da campana che al di là degli investimenti, secondo me è proprio l'organizzazione delle squadre irpine che è diversa rispetto all'organizzazione di alcune squadre napoletane, anche perché qua devi affrontare delle trasferte che sono trasferte vere, cioè nel senso che qua regione per regione sono 100 km e tornare. Devi fare 120, 130, 140, quindi devi affrontare ristoranti in trasferta, devi partire la mattina presto, ci vuole il pullman, ci vuole questo, ci vuole... E sono, quindi ci vuole una certa organizzazione anche per fare delle cose, perché tu pure per organizzare una trasferta a Benevento da Saviano ti devi organizzare il lunedì, il martedì, il mercoledì, quindi è proprio l'organizzazione che forse che giocate sabato a voi, forse noi giochiamo sabato. Sì, sabato alle 15 ad esempio, il Saviano si raduna alle 11, si mangia a mezzogiorno e si parte per Benevento. No, noi mangiamo a Benevento, partiamo la mattina, Benevento. Mangiamo a Benevento perché secondo me è meglio così, meglio. Quello che ti volevo ancora chiedere sia a Luigi sia a Giuseppe, ne approfitto per fare tante domande perché mi piace poi confrontarmi, no? La promozione, l'anno scorso c'era l'apice che tu hai affrontato con il Sanitariano, imbattuta fino al campionato. L'Eraclea penso che fa lo stesso, sarà imbattuta fino alla fine perché vuole battere ogni tipo di record in casa, ha sempre vinto da un anno a questa parte, l'Eraclea non perde in casa. Quando poi nel tuo curriculum, Luigi, hai affrontato squadre come l'apice, quest'anno come l'Eraclea, l'anno prossimo spero che il Saviano sia come l'Eraclea o come... Quando stava a San Giuseppe ho affrontato pure Pianura e Ischia che erano due squadre forti. Comunque hai già assaporato un po' un'eventuale squadra che potrebbe dire la sua anche nelle categorie superiori. Secondo te Saviano, come non so anche Monteveletto, Cimitile, possono anche loro lottare per questi campionati? Ma... Saviano due anni fa con Minichi, tre anni fa con Minichi inizia il campionato. Sì. Però guarda, cioè io secondo me sia Saviano sia Cimitile, forse Cimitile è già un pochettino più pronto rispetto a Saviano, perché a Saviano stanno ancora, diciamo, lavorando, costruendo per il futuro, campo in costruzione, arriverà la struttura, arriverà l'organizzazione societaria che già c'è, perché la società veramente sta facendo un grandissimo lavoro, ci sta aiutando tantissimo, giocando lontano dalle mura amiche. Tutte le società secondo me possono ambire ad una crescita come ha fatto l'Eraclea quest'anno. Ovviamente, come diceva Giuseppe, bisogna fare i giusti investimenti e bisogna progettare. Nel calcio non si inventa niente. Se tu riesci a progettare il futuro, noi quest'anno abbiamo valorizzato tantissimi giovani, ho fatto debuttare pure dei ragazzini 2007, 2006, la Juniores, stiamo al secondo posto con la Juniores dietro all'Academy Marigliano, stiamo facendo un grandissimo lavoro con i giovani, già un gruppo di under 2006-2005 si allenano con noi costantemente, sempre con la prima squadra. E quindi solo così, progettando per il futuro, mettendo dentro le persone giuste, si può puntare a fare qualcosa di grande, diciamo.
Passiamo un po' all'eccellenza, facciamo la classifica di eccellenza, Giovanni, così facciamo anche un momento Marcordo con Peppe Cozzolino, che conosce tantissime piazze di questo campionato, Sarnese, Castel San Giorgio, Scavatese, fratello sta per vincere un altro campionato, se non sbaglio, a Palma, Sarno, Marigliano. Mariano con Sanchez, sì. Io poi ho memoria, io seguo dalla Serie A alla terza categoria, quindi io sono un almanacco, posso scrivere dei libri di storia sul calcio dilettante e sul calcio della Serie A. A microfoni spinti abbiamo parlato un po' con Giuseppe, quale hai affrontato di queste? Quale ricordi con maggiore verba? Ma, diciamo che qualcuno l'ho affrontata, come il Santa Maria, il Buccino, la Scafatese, sono squadre che il Cervinara, che adesso si trova giù in classifica, però che rimonta, 8 punti aveva Renato Cioffi, ne ha fatti 17. Penso che è una squadra che possa stare giù in classifica, però come parlavamo prima, ti ripeto, quando trovi squadre preparate, organizzate, poi inizia, parti male, inizi a perdere qualche punto, poi si perde anche a livello mentale, un pochettino ti scoraggi, però è un campionato difficilissimo, a parte la Sarnese che penso che abbia una squadra costruita per... Però per Giuseppe, vincere. Tu hai fatto calcio a grandi livelli, no? Io te lo devo chiedere perché sennò dobbiamo approfondire un po' il talk. La Sarnese che ha investito tantissimo quest'anno, senza che ci nascondiamo, un po' come il San Marzano l'anno scorso, poi faccio stessa domanda anche a Luigi. Comunque era partita con Turco, che adesso sta a Pozzuoli. Poi ha preso Pirozzi, un altro top player che a Santa Maria ha fatto la storia, ha vinto il campionato per la Serie D. Poi hai preso adesso Farina, che non si discute proprio il suo curriculum. C'era bisogno di 3 allenatori con una scuola del genere, secondo te? Tu hai fatto calcio, Giuseppe. Cioè, poi non so le dinamiche che sono successe, che sono erati là, Pirozzi e il suo direttore generale, via tutti a Sarno. Ti ripeto, a volte sono dinamiche che forse non si conoscono. Nel senso, come diceva il mister, a volte è ancora più importante instaurare un rapporto di fiducia con i giocatori, magari con l'ambiente, poi soprattutto quando trovi un presidente particolare, focoso come quello della Sarnese, pensa che i rapporti siano fondamentali. Quando si costruisce una squadra così forte, probabilmente, come dici tu, sono 3 allenatori preparati, 3 allenatori importanti, cioè, quindi 3 allenatori che... Tutti e tre. Esatto. Però io penso che un presidente che costruisce la squadra così, che progetta di andare in un'altra categoria, penso che abbia fatto una scelta con Farina, penso che sia l'ultimo, proiettato anche al futuro. Un po' come la Cavese con Di Napoli, Cinelli di Napoli. Ha fatto una scelta che riguarda anche il futuro, sicuramente non c'era fiducia, penso, nel lavoro dell'allenatore attuale e ha preferito cambiare adesso per costruire le basi poi per il futuro, ecco, tutto qui, ma non per il valore sicuramente dell'allenatore. Non so se tu eri al Partenio alla finale di Coppa Italia. No, non c'ero. Io c'ero, la Sarnese ha portato 1500 tifosi, più di Pozzuoli. Io pensavo che da Pozzuoli venivano di più della Sarnese, invece i Sarnesi erano di più, è più vicino, Sarno rispetto a Pozzuoli. No, vabbè, siamo lì. Sarno è una piazza. Però non mi aspettavo che i tifosi della Sarnese e Luigi fossero in maggioranza. Ma Sarno è una piazza che ha fame di calcio. Pensa che Sarno ha fatto negli ultimi anni sempre la Serie D. Sì, sì. Con tantissime persone. Pensa che l'ultimo anno ha aspirato la C. L'anno che la Sarnese fallì, io allenavo la Real Sarno. Sì. Ho fatto un finale di campionato con la Real Sarno. Poi dopo presero il titolo della Sarnese. E loro avevano proprio fame di calcio, poi addirittura hanno fatto la promozione per 2-3 anni chiamandosi Sarnese e adesso sono riusciti a creare una società, come dicevamo prima, se c'è la società che investe a fare degli investimenti importanti, a creare una squadra per lottare e soprattutto per progettare in un futuro importante. A Sarno c'era anche l'ippogrifo Sarno che era fortissima all'epoca, che ha vinto 2 Coppa Italia consecutive. L'anno che io giocavo a Striano nel 2009, qualche anno prima vinse la Coppa Italia. Sì, l'ippogrifo con Rosolino allenatore. Sì, quindi comunque Sarno è sempre la Nocerino, se ci pensiamo, c'è la Nocerino, la Cavese, l'Angri, poi San Marzano, tutte in Serie D. E lì comunque ci sono anche lì. Arriva pure la Sarnese. È forte. Ci manca solo Sarno, poi tutto la Nocerino è in Serie D. Sì, e la Cavese potrebbe andare adesso in Lega Pro. Sì, okay. Vabbè, poi ci sono anche società come Nola, per esempio, che però purtroppo a Nola c'è stata hanno cambiato il presidente ieri a Nola. Però là c'è sempre la problematica del campo, perché a Nola giocano sul campo, prima giocavano a Piazza Lana, il campo non c'è più. Lo Sporting Club, che è un campo dove... Sono stato, dopo giocano un po' tutti là lo Sporting Club, gioca pure il Cimitire. No, il Cimitire mo sta giocando a Brusciano. A Brusciano, ok. Però
alla fine il calcio dilettante è bello, perché comunque secondo me Giuseppe è arrivato tardi, buon per lui, nel calcio dilettante, perché ha fatto di meglio prima. Però io penso, Giuseppe Luigi, che il calcio dilettante è davvero il calcio del popolo, delle comunità, è quello dove la domenica o il sabato, tipo un paese come Saviano, Mercogliano, Gavellino, non so, Montemiletto, oppure Solofra, Cervinara, che hanno anche un discreto pubblico, radunano un po' tutti anche le persone più vecchie, gli anziani del paese, a vedersi la partita. Qualche anno fa quando io giocavo Eccellenza, Promozione, ti parlo già di una ventina di anni fa, era proprio così. Per esempio, quando giocavo in Eccellenza Striano, quando sono stato in qualche altra piazza, la domenica si riunivano tutti allo stadio a vedere la partita, anche perché non esistevano le TV private, se ricordo, quindi tutti con la radietta ad ascoltare la Serie A. Ma ancora ad oggi è così, perché ad esempio a Saviano, che per esempio adesso giocano l'Ottaviano, anche il Terzigno, l'Ottaviano, tutti i paesi, io penso, no? Che quando vanno la domenica, c'è cioè la scuola del paese, anche il senso di appartenenza poi viene rimarcato. E ci sono delle piazze talmente importanti, l'agenzia di promozione, come il Savoia, c'era la Versa, prima la Fragolese, la Putiolana, il Pompei, che adesso con Mango sta riempiendo lo stato, la Cerrana. Cioè, là giochi davanti pure a 1000 spettatori. Sì, e là esiste solo la squadra. Poi si tifa Napoli, certo, immagino. Però comunque ad Acerra vanno in 1000, a tante persone. Tu hai giocato a Nola, a Palma Campania. Cioè, no, poi non ci dimentichiamo che lo stadio rispetto alla televisione ti dà quella adrenalina anche al tifoso, nel senso, uno che ti fa il Saviano, è vero, magari vede il Milan, la Juve, l'Inter in televisione, però i rumori, gli odori, i suoni, allo stadio è un'altra cosa, quindi quando va la squadra del suo paese penso che l'adrenalina, l'emozione è un'altra cosa. Io penso che a un gol di Cozzolino, per esempio, no? Ieri Osimhen ha segnato il Barcellona, grandissimo gol, ok? Però se Cozzolino dovesse segnare un gol che regala la nazionale eccellenza, il savianese dimentica Osimhen per un attimo e si medesima in Cozzolino, che ha portato la squadra del paese in eccellenza. Ma come può essere un altro giocatore? Io poi faccio questi discorsi, Luigi, perdonami, perché mi piace. Quando io ho fatto la ditta stampa per il calcio dilettante per le scuole irpine, quando veniva a Saviano, quando andava a Viribussoni, andavo anche a Forza e Coraggio, che aveva una scuola ambiziosa, io vedevo gli stadi sempre pieni. È vero, ma la soddisfazione nostra, devo dire, da quest'anno è stata anche questa, perché noi giocando lontano da Saviano sapevamo che il tifoso savianese è vicino alla squadra, la supporta, però non pensavamo che tante persone ci avessero seguito fino a Ottaviano. Cioè, noi a Ottaviano abbiamo portato veramente tante persone a vedere la partita, e per noi è una soddisfazione, perché significa che stiamo regalando delle emozioni ai tifosi, stiamo facendo un buon calcio, e la soddisfazione nostra è quella di vedere pure fuori casa tifosi che organizzano un pullman e vengono a Candela a vedere la partita. E quella e poi, è una cosa poi bella. Dico l'ultima cosa e poi vi lascio andare. Il calcio dilettante, no? Quando portano tante persone, è bello, perché comunque si perdono un'ora e mezza, si perde in compagnia la sigaretta, i tifosi, un po' si vedono anche la schedina che giocano sugli spalti, è bello. Giuseppe, passare dal gol alla Roma in Serie A, lo ricordo benissimo, in quel Lecce Roma 2-2 al Via del Mare, gol che era Chimenti Roma, no? Chimenti era Lecce. No, a Roma c'era Doni in porta. Doni. Te l'assist lo fece Vucinic? Valdés. Poi segnassi sotto la curva, no? Sud, l'altra curva. L'altra curva, sì. Poi segnò Vurnets. Vucinic. Perdiamo 2-0 il primo tempo. Sì, 2-0 Cassano e non dà. E fare un gol diverso o è uguale? Ma ti dico la verità, una domanda che mi fanno un pochettino tutti. Io dico la verità. Io ho l'opportunità di fartela solo adesso. Io ti dico la verità, perché quella poi è la curiosità che si trova un pochettino tutti quanti ci incontrano. Io dico la verità, il gol è gol per un giocatore, sicuramente è il post che cambia, perché sai di averlo fatto lì, lo guardi in televisione, magari ti chiamano per interviste magari un pochettino più particolari, gente diversa, l'ambiente diverso, ha più risonanza perché esce magari sui giornali nazionali, però devo dire io che personalmente per me il gol è gol. Quando lo fai non pensi dove sei, capite? Pensi al gol, all'esultanza, all'emozione che ti ha dato in quel momento. Sì, perché quel Lecce Roma era un posticipo della Serie A, io lo vidi a Controcampo la sera nel 2005,
5, quindi 2006. Avevo 19 anni, vedevo Controcampo, una delle mie trasmissioni preferite, che faceva la Mediaset, il posticipo era Lecce, Roma. Io Lecce Roma, sì. E io quando vidi che avevi segnato tu, perché al televideo, all'epoca non avevo ancora Sky, vedevo 220 televideo. Allora io dissi, io sono Cozzolino, e quindi io, cioè, ero 19 anni, potevo mai dire che Cozzolino sognava con la Roma. Poi anche Falconieri ha fatto quello a Napoli, col Catania, quindi siete, Napoli 3-1. Siete comunque compagni, avversari in campo, sì, 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 hai sì, avuto sì. anche modo, visto le foto, di farti le foto con lui, con i dirigenti. Hanno fatto una raccoglienza, se vedo, anche perché parecchi hanno seguito il Lecce di Zeman, che lì è molto amato in quella parte, quindi ha avuto un'accoglienza incredibile. Cioè, infatti, promozione alla fine, due ex cannonieri Serie A. Ma tu hai capito dove, ma dove questo ti fa capire anche il livello, ti fa capire anche il livello del girone, perché in questo girone veramente ci sono degli attaccanti importanti che sicuramente pure in eccellenza potrebbero fare benissimo, come Falconieri, come Peppe, come Riccio, come Copierchio, come Coquen, cioè di che stiamo parlando? Befi. Cioè, mamma mia, veramente hai nominato forse il top del calcio dilettante, almeno irpino campano napoletano, cioè tu pensi ad allenatore preparare una partita contro attaccanti del genere. Eppure è una soddisfazione per noi che alleniamo in queste categorie, giocare contro a questi ragazzi che hanno fatto la storia del calcio. E quindi la promozione quindi ha tirato fuori Cozzolino, Compierchio, ex pro, Falconieri ex pro, anche Riccio ex Nocerino ha giocato in Serie D, però se non sbaglio Antonio, Mustone ha giocato, Coquen ha giocato tra Serie D pure lui, oppure C2, non mi ricordo adesso anche se ha fatto la Serie C2, Pugliese all'Avellino, era quasi in orbita prima squadra, poi è andato in prestito un po' in giro per la Campania. Noi 3 minuti chiudiamo perché dobbiamo lanciare Franco Pirandello che fa il punto della situazione, e poi io saluto mister Luigi Di Martino e sono onoratissimo di averti avuto qui, mister. Grazie a te e grazie della tua ospitalità, è sempre un piacere venire a Polvere di Stelle, e lo sai che quando vuoi ci puoi chiamare tranquillamente, noi risponderemo sempre presente. Adesso è l'anno prossimo, perché adesso finiamo il campionato, hanno 2 mesi il campionato, finisco pure la trasmissione, quindi ci vediamo l'anno prossimo. E io rivoglio Peppe Cozzolino, perché Peppe Cozzolino mi ha omaggiato anche della sua maglia del Como, devo dirlo in diretta, neanche firmata per il mio Museo del Calcio, lo rivoglio perché poi l'anno prossimo devo portare la maglia del fratello, quindi devo ancora prendere altre cose. Giuseppe, grazie, ti ringrazio e verrò volentieri. Io molto, per me mille. Devo ringraziare io te che ho avuto l'onore di averti qua, perché davvero non è sempre, cioè non è semplice avere sempre giocatori che hanno giocato in Serie A. Io poi a Luigi Di Martino l'ho martellato, ho detto o mi porti Cozzolino o non ci vieni, ho detto, lo può testimoniare Pitaniello. E poi Poter di Stelle torna giovedì prossimo, avremo il Castelpoto con il direttore generale Gianluca Muccio. Buonasera ai nostri telespettatori, questa sera non potrò essere presente alla trasmissione per motivi lavorativi, però non volevo far mancare il mio contributo per quanto concerne il cammino di eccellenza e di promozione. Quindi iniziamo col salutare i presenti in studio, ma al di là di tutto ciò iniziamo a parlare di eccellenza che si apre con il pareggio nel recupero della Virtus Avellino 0-0 con il San Antonio Abate, che vede salire la Virtus Avellino a 34 e il San Antonio Abate a 24. C'è da registrare la vittoria esterna della Sannese in Coppa Italia per 2-1, mentre notizia dolente è l'esonero di mister Facchino dalla panchina dell'Apice, un esonero che nessuno avrebbe voluto, ma si sa, nel calcio, anche se a 9 giornate alla fine non possono pagare i calciatori, alla fine paga sempre l'allenatore, anche se a mio parere, ed è un parere personale, mister Facchino di colpe ne ha veramente poco, perché aveva una squadra fatta con tanti elementi di promozione, elementi buoni per la categoria di eccellenza sono arrivati, ma si sa, l'inesperienza la fa sempre da padrone, e nonostante ciò si è ben comportato, lotta per i play-out, per uscire direttamente dalla lotta salvezza, nonostante la sconfitta di domenica scorsa, brutta ma sicuramente
contestata perché c'era un calcio di rigore piuttosto evidente, ma su questo abbiamo spesso detto che gli arbitri vestono di una mediocrità da far paura, quindi non ci soffermiamo più di tanto. Per quanto concerne invece le altre squadre, in vetta proprio l'Apice farà visita alla Scafatese in un incontro molto ma molto delicato. Scafatese che viene a 3 risultati consecutivi, sta giocando un buon calcio, è la terza posta del campionato, mentre il big match è sicuramente quello che si disputerà domenica in costiera al San Martino di Maioli tra Costa d'Amalfi e Castel San Giorgio, che precede di una settimana Castel San Giorgio Scafatese, quindi diciamo che si riesce a capire in questo dove vogliono arrivare le squadre. L'altro incontro importante è quello del Sapri, che ospita in casa il Gifoni, Gifoni fresco di vittoria sul Buccino, quindi sicuramente lanciato verso i playoff. Buccino che a sua volta va a visita al Baronis, e quindi ci spostiamo nella parte bassa della classifica, come Santa Maria, la Carità ospita il Solofra, Solofra che adesso è 27 punti, quindi al di fuori dai meandri della bassa classifica, però sappiamo ogni gara è a sé stante. Ma l'incontro testa vertice, cioè quello che si disputerà certamente al Canatacioffi di Cervinara, sabato tra Sarnese e Cervinara, una gara delicatissima per il Cervinara, una gara tignosa per la Sarnese, ma sappiamo la forza della squadra di Mister Farina. Abbiamo detto, ha vinto anche in coppa per 2-1, quindi grazie a Cassandro e De Vago, quindi è con le ali e sicuramente nell'entusiasmo più completo. Il Canatacioffi per la giornata biancazzurra sarà sicuramente per quello che può ospitare, vista l'eliminazione, gremito, ma sarà una gara maschia bella da non perdere. Noi di User TV la manderemo in diretta, quindi sicuramente chi è a casa non perderà questo evento. Per quanto concerne le altre gare, diciamo subito che l'incontro per la salvezza più importante è San Giorgese, Pro San Giorgese, Sant'Antonio Abate, dove chi perde, perde, scusate, bisogna migliorare le parole, perde un grosso treno verso la salvezza, ma la Pro San Giorgese deve vincere tutti i costi, altrimenti si vede tagliata fuori. Mentre Sant'Antonio Abate va a fare la seconda trasferta consecutiva, ce ne sarà anche una terza, quel mercoledì, quel di sabato, quindi sono incontri importantissimi e soprattutto incontri che inizieranno a delineare un pochino tante cose nel quadro della classifica, sia per la bassa che per l'alta classifica. Il campionato di promozione, l'Eraclea aspetta solo la matematica per sancire la vittoria del campionato, mentre Castelpoto, Lanzo, Monsomildo e Cimitile lottano per il posto, per contendersi i posti migliori. Cimitile, Lions è l'incontro di cartello di questa giornata, mentre il Castelpoto gioca in casa nel Terzigno, non dovrebbe avere grosse difficoltà dopo la scorpacciata di gol rifilati al Montesarchio. Montesarchio che a sua volta fa visita proprio all'Eraclea, dove vorrebbe che quello rubato all'andata fosse di ritorno nel ritorno. Quindi un campionato di promozione che è anche qui molto importante, le squadre lottano per non retrocedere, Virtus Bodi, Baiano, Montesarchio, sono solo alcune delle squadre che sono nei meandri della bassa classifica. Forza e Coraggio e Caratenuto già retrocesso, Forza e Coraggio è con un piede in prima categoria, quindi è tutto da vedere. Per questa breve diagnosi di ciò che è successo è veramente tutto. Ringrazio ancora Alfonso, tramite User TV e gli amici di Sport Channel. A risentirci alla prossima. Buona serata.